Jujitsers, benvenuti a un nuovo progetto Fai da te. Oggi vi mostrerò come decorare dei classici vasi in vetro e renderli più divertenti e perfetti per arredare la vostra casa, proprio come questi. Ecco quello che vi servirà per questo progetto: dei vasi in vetro, dell'acetone, della vernice spray per vetro con effetto opacizzante, dei cotton fioc, della carta adesiva, un perforatore tondo, una matita, delle forbici e delle lettere in cartoncino. Per prima cosa dobbiamo creare delle maschere in modo da ottenere l'effetto opaco su tutto il vetro e lucido della parte che resterà appunto mascherata. Potete scegliere tutte le forme che desiderate. Io ho iniziato col perforare dei piccoli pois tondi dalla carta adesiva. Se non avete il perforatore potete utilizzare anche una moneta che andrete a ricopiare con la matita e poi a ritagliare con le forbici. Una volta perforati tutti i pois che ci servono, possiamo procedere ad incollarli sopra il nostro vasetto, in questo modo. Per la seconda decorazione ho scelto le iniziali, ho quindi utilizzato queste lettere in cartoncino che vado a ripassare con la matita e poi a ritagliare. Volendo potete semplicemente stampare le lettere della dimensione e col font che desiderate sopra la carta adesiva. E come abbiamo fatto in precedenza, possiamo ora incollare le nostre lettere sopra i vasi, in questo modo. Spostiamoci ora all'esterno per poter utilizzare lo spray opacizzante. Scuotiamo bene la bomboletta e spruzziamo il contenuto da una distanza di circa 30 cm in modo omogeneo. Se necessario, ripetiamo l'operazione 2 o 3 volte. Lasciamo poi asciugare lo spray per almeno 2 ore, tenendo presente che l'effetto opaco sarà visibile solo dopo mezz'ora. Quando lo spray sarà perfettamente asciutto e quindi il vetro sarà diventato opaco, possiamo procedere a rimuovere le nostre maschere, proprio come vedete. Se necessario, andiamo a correggere eventuali sbavature utilizzando un cotton fioc imbevuto nell'acetone, in questo modo. Ed ecco qui il nostro progetto finito. Come sempre spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se così è non dimenticatevi di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere questo video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. Io per oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!